Il prossimo 13 marzo gli Stadio, dopo la partecipazione al Festival della Canzone 2016 a Sanremo, partiranno per il tour teatrale. Questa volta la prima tappa sarà Bologna, la loro città, e all'Europa Auditorium. Un concerto che partirà senz'altro dall'esperienza sanremese, dove aveva deciso di non andare più, ma ha cambiato idea per una canzone in cui il leader degli Stadio parla del rapporto padre-figlia, anche se lui papà non è. Ho poco coraggio, vivo le emozioni degli altri. Vasco vuole insegnarmi a usare WhatsApp, ma a me solo il pensiero mi mette l'ansia. Se il telefono per me è un oggetto indomabile. Dal cantante degli Stadio, Gaetano Curreri, e il suo amico di sempre, Vasco Rossi, sappiamo già chi la spunterà. Anni fa siamo andati insieme in macchina a Milano, racconta. Io avevo la patente ma non avevo mai guidato e lui al volante a un certo punto si sentì male. Mi disse: o guidi te o facciamo l'autostop. Così ho cominciato a guidare. Amici agli antipodi da oltre 40 anni, alleati nella vita e complici nella musica. Io seguo tutte le regole, lui le regole le fa. Curreri e Vasco sono una sintesi hegeliana rock, la quintessenza dell'amicizia tra maschi. Vasco dice che sono tutto arrosto e niente fumo, lui per me è come il vento, mi porta sempre dove batte il cuore. Ed è stato proprio Vasco il suo primo fan. In attesa di ascoltare dal vivo gli Stadio il 13 marzo a Bologna al Teatro Europa Auditorium, vi lasciamo con l'augurio del cantante. Allora, in bocca al lupo agli Stadio, o agli Stadi, perché sono quattro gli elementi del gruppo degli Stadio. Comunque, in bocca al lupo agli Stadio, un abbraccio a Gaetano Curreri, il frontman, e a tutti gli altri quattro stadi degli Stadio.